Buongiorno a tutti, siamo qui a Torino, al Parco del Valentino, a raccogliere le firme per presentare la lista Pace, Terra e Dignità. Con noi abbiamo Dorsio Di Freddi, che sono i due candidati nella circoscrizione Nord-Ovest, che sono venuti a presentarsi e raccontare quali sono le motivazioni che li hanno spinti a candidarsi e le attese. Dorsio ci vuole raccontare brevemente che cosa si aspetta dalla sua prossima elezione a giugno. Mi aspetto di andare incontro alle necessità di coloro che mi voteranno, e la prima necessità è la pace, la prima necessità e fermare l'incendio che sta distruggendo l'Europa e distruggendo il mondo. Abbiamo bisogno di pace, e quindi se uno è attento a questo bisogno primario non può non partecipare. Quindi io mi candido e spero di essere eletto con questa tesi, far sentire in Parlamento una voce contro la guerra, contro i produttori di armi, contro i diffusori di bombe. Grazie Angelo Dorsio. E Pier Giorgio Di Freddi è anche con noi, altresì candidato. Lei che cosa si attende dall'esito della lista Pace, Terra e Dignità, e dal messaggio che sarà in grado di portare in Parlamento europeo? Ma io spero che la lista riesca a raggiungere l'obiettivo più importante, che è quello del 4%, perché sotto quello sarebbe semplicemente una disfatta. E credo che ci sia una larga parte della popolazione che non è d'accordo con i partiti tradizionali, non è d'accordo con l'impegno in guerra in Ucraina, non è d'accordo con l'atteggiamento acquiescente che il nostro governo e l'Europa in generale ha tenuto nei confronti di Israele e della guerra in Palestina, e purtroppo, appunto, poiché nessuno ne parla, questa è la lista in cui si dovrebbero radunare tutti coloro che sono, appunto, a favore della pace, contrari alla guerra, contrari anche al colonialismo, perché poi in fondo di quello si parla in Palestina, no? È una colonia ebrea, no? Nel territorio della Palestina. Purtroppo l'Italia non è un paese molto all'avanguardia da questo punto di vista. Il nostro governo si è completamente appiattito alle posizioni, sulle posizioni degli Stati Uniti e della NATO, e ci vuole in Europa e anche in Parlamento italiano, tra l'altro, ci vorrebbe qualche voce dissenziente che andasse contro questo trend che ormai è diventato praticamente la voce unitaria dell'Europa. Quindi contro la guerra, contro la guerra anche in Palestina, contro l'impegno e l'invio delle armi, e soprattutto a favore, non soltanto contro, ma a favore della pace. Grazie per Giorgio Di Freddi, grazie Angelo Dorsio, buona fortuna a tutti noi, a risentirci.